Bella a tutti i miei slime, Squial, bentornati nel mio canale. Eccoci qui con una nuova reaction e oggi andiamo ad ascoltare Italiano Anthem di Sfera Ebbasta e Russian, perché ebbene sì, il signor Sfera ha annunciato questo singolo che sarà estratto dal suo EP in uscita, totalmente prodotto da Russian, che proprio prende il nome di Italiano. Ciò innanzitutto smentisce ogni tipo di voce su una possibile deluxe edition di Famoso, cosa che già in passato aveva ribadito lo stesso Sfera, nel senso che aveva mezzo accennato che non era così sicuro che uscisse una deluxe edition, e adesso ne abbiamo la prova proprio al 100%. EP che poi sarà formato da 6 canzoni ed è in uscita il 6 maggio, non mi ricordo se l'ho detto, e all'interno troviamo anche dei nomi abbastanza grossi, perché c'è Favi Foreign, Mike Towers e Bia, che non conosco, ma nemmeno Mike Tower. Chiaramente il feat all'interno, per quanto riguarda i miei gusti, che mi interessa di più è sicuramente quello di Favi, mentre da quello che ho capito soprattutto Mike Tower è uno che va molto forte nel reggaeton, e Bia non la conosco, so solo che forse è un artista inglese. Quindi tutto questo per dire che mi sono già fatto una mezza idea su quello che sarà. Chiaramente cercherà come al solito di accontentare tutti, ma soprattutto di fare i numeri, perché ormai è questo quello che Sfera punta a fare da diversi anni della sua carriera. Se proprio prima di cominciare vogliamo aprire un piccolo dibattito su Sfera, io Famoso l'ho anche reactato, vi lascio il link qui sotto nel caso in cui ve la foste persi, ed è un album che onestamente mi puzzava già dal primo ascolto, nonostante mi sono sentito dire un sacco di persone ma no, non è così male, dagli un'altra possibilità, e invece devo dire che poi il tempo forse mi ha dato ragione, perché attualmente credo che sia un album che non voglio dire che è stato dimenticato, ma che non credo che così tanta gente se lo ascolta tuttora. Però a prescindere da questo, io voglio mettere in chiaro che, come al solito, quando faccio una reaction esprimo quello che è il mio pensiero a caldo su un album, su una canzone come in questo caso, o in generale su quello che ascolto. Io non sono l'hater di nessuno, né tantomeno voglio farlo, e quindi prima che voi mi diciate ma allora se Sfera non ti piace, la sua musica non ti convince più, perché lo reacti, ragazzi miei, se non ascolto le canzoni che sta facendo non posso neanche capire o quantomeno farmi un'idea sul fatto se si stia riprendendo meno. Quindi le reacto proprio per questo, e ripeto, do il mio parere, che vuole essere un mio pensiero e basta. Cioè, se voi siete d'accordo mi fa piacere, se non lo siete va bene lo stesso, cioè ascoltatevi quello che volete, così come io poi mi ascolto quello che voglio. Ci tengo sempre a ribadire queste piccole cose, perché poi non sono mai piccole e mi ritrovo sempre gli stessi commenti. Comunque, abbiamo già perso fin troppo tempo, io andrei ad ascoltarmi la canzone, che tra l'altro mi sa che c'è anche un video ufficiale, e come sempre prima di cominciare vi ricordo di lasciare un mi piace, ma soprattutto di iscrivervi al canale qualora non lo foste. Vabbè, come al solito i video sembrano veramente di qualità, diretto da Late Milk. Ok. 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 Che qua. Ok. Allora, che dire ragazzi, non è così male, nel senso che ci sta, a livello di suono mi ricorda anche magari le robe un pochino più trap, un pochino più vecchie di Sfera, e si sente anche il fatto che Russian l'abbia prodotta, perché anche a livello di vibes mi ricorda un pochino Pablo, però in questo caso il testo, il video e tutto quanto riporta proprio all'Italia e al concetto di essere italiano, quindi questo è il concept della canzone, ma immagino anche dell'EP chiaramente. Detto questo, la canzone ci sta, molto meglio delle robe che ha rilasciato di solito, ma il problema di fondo secondo me è sempre lo stesso. Le linee melodiche, gira e rigira, sono sempre le stesse. A livello di testi, perché ce l'ho qui davanti, signori, cioè proprio non c'è un minimo di, non lo so, tentativo di far qualcosa di diverso, ma ci posso anche passare sopra perché, cioè, ormai è quella la direzione di Sfera, ci sta. L'importante è che quantomeno non ci siano le frasi baby mi manchi eccetera eccetera, che per me quelle sono proprio banali e ridicole. Quindi in fin dei conti vi devo dire che la canzone alla fine ci sta, però ci sta perché la metti in confronto a quello che
ultimamente ha fatto sfera, e quindi questa è una cosa che mi dispiace molto. Cioè, ormai ascoltare magari il rap in Italia o in generale artisti così è diventato un beh dai, non fa schifo così come pensavo, e secondo me, cioè, è un po' triste come cosa. Poi, per carità, apprezzo che nel testo ci siano un sacco di riferimenti proprio all'essere italiano, così come nel ritornello gesticolo quando parlo come un vero italiano, che si sa che comunque è un'abitudine che fanno gli italiani, io stesso adesso la sto facendo, no? Però ci sono anche cose trite e ritrite, come dicevo prima, poveri da bambini, mo su una Lamborghini, cioè comunque cose sentite, risentite, ma un sacco di volte anche dallo stesso Sfera. Se c'è una cosa che però mi è piaciuta davvero tanto di questo pezzo è proprio il concept, cioè il ribadire quasi il dire che è bello essere italiani, perché la verità, noi siamo italiani e nella nostra scena, ora più che mai, riprendiamo soltanto artisti europei, artisti americani, cercando di imitarli nei flow, nelle produzioni, ma magari anche proprio nel modo di comportarsi e nel personaggio. E invece no, noi siamo italiani e secondo me questa è una cosa che dobbiamo, come dire, riproporre anche nella musica più volte, perché è il posto da cui veniamo. Per carità, Sfera Ebbasta non è stato il primo e non lo sarà mai, perché mi vengono anche artisti molto più emergenti, come per esempio il primo che mi viene in mente è Tony 2000, che comunque sin da quando ha startato la sua carriera questo fatto di essere italiano vero l'ha sempre proposto, ma così come anche lui ce ne sono altri, e quindi questa è una bella cosa che, ripeto, nella scena italiana vorrei rivedere più spesso. Detto questo, io non cambio la media su Sfera, nel senso che fin quando non mi riproporrà un prodotto che sia davvero discreto, cioè davvero fatto bene, magari lì sì, potrò ricambiare idea su quello che è il suo personaggio e lui oggi come cantante. Per il resto però sono state già troppe le delusioni. Se ci dobbiamo accontentare di robe che non fanno schifo come al solito, va bene, però ripeto, interesse nella sua musica l'ho un po' perso, però comunque questo è un pezzo che mi lascia anche qualche briciolo di speranza per l'EP. Spero che insomma sia un punto di ripartenza, anche se la sua direzione artistica mi sembra molto chiara ed è insomma fare più numeri possibili per cercare anche magari di sbarcare in America, cosa che secondo me ha provato a fare anche con Famoso e che non è proprio riuscita, ma vabbè, questo è un altro discorso. Voi cosa ne pensate di questa canzone? Vi è piaciuta? Cosa ne pensate del percorso di Sfera Ebbasta? Davvero, parlate di ogni cosa nei commenti, perché vi leggo tutto e ogni tanto si creano anche dibattiti interessanti. Se il video vi è piaciuto vi invito a lasciare un mi piace, se non lo siete come sempre vi ricordo di iscrivervi al canale e di attivare la campanellina se invece già lo siete, così non vi perdete ogni video che carico. Qui sotto in descrizione come sempre trovate i miei social, quindi seguitemi mi raccomando, ma anche le mie playlist, una del rap americano, una del rap italiano, ma anche tantissime altre, vi lascio tutti i link qui sotto, ma anche il gruppo Telegram, mi raccomando entrate, condividete questo video con quanta più gente volete e potete. Noi ci vediamo ad un prossimo Slat.